buonasera, grazie. Eccoci, buonasera, 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 grazie. Ciao, eccoci qua. Allora, eccoci un'altra puntata di servizio pubblico, parleremo di lavoro, parleremo dell'IMU, anche perché non ci ha capito niente nessuno. Mi sembra, no? Beatrice, hai fatto già qualche domanda. Io non sono Beatrice, c'hanno sempre un po' sto vizio di venire alle trasmissioni pensando che siano le loro, ma questa è uno precaria, due tre stella. Studentessa precaria, con la mano alzata tre ore. Vai a intervistare un momentino. Come si gira? Allora, Gad Lerner, buonasera, eccolo, grazie. Gad Lerner, allora, facciamo un applauso. Eccoci qua. Allora, parleremo di lavoro, parleremo dell'IMU, non ci ha capito niente nessuno. Beatrice giustamente ha introdotto Beatrice, il programma. Non solo Beatrice, Beatrice, comunque l'Inter, che sta dicendo? L'Inter? L'Inter, non parliamo dell'Inter. Io l'Inter non ho detto per niente, ho detto l'IMU. L'IMU, nessuno ci ha capito niente. Si mangia le parole, Santoro. Mangia le parole, perché io da quando sto di notte non ci capisco più niente, siamo sulle televisioni. Allora, bene, chi c'è? Ah, oh, eccolo qua, Bertinotti, grazie, che fine ha fatto? Vediamo un attimo, dove sta? Eccolo qua, buonasera. Ha trovato Bertinotti, buonasera. Ma è sicuro che sia Bertinotti? Non è comunista? Non è comunista, benissimo. Allora, attenzione, torni qua. Scusa, ci sto capendo niente. Allora, benissimo. Allora, dice, ho fatto qualche domanda a Gad, no? Io gliel'ho fatta la domanda a Gad, abbiamo parlato del lavoro, è tutto sotto controllo. Tutto infatti, sotto volevamo una sua supervisione qua per capire se dal punto di vista, ecco, dell'informazione, approfondimento, come siamo messi. Allora, noi ci abbiamo questa sera un, diciamo, uno scoop, no? Meno male. Che ci avremo la Camusso. Ah. E la Fornero e fumeranno insieme la pippa della pace questa sera. Dal collegamento. Ma veramente, ce l'abbiamo, ce lo porta qua questo. Perfetto. Alessandro, Rotolo! Rotolo! C'è pure il Rotolo? Beh. Rotolo. Rotolo è in collegamento dalla TAB, no? Rotolo! Dalla TAB, perfetto. Rotolo! 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 È pazzo! C'è in collegamento il Rotolo! Che succede? Se no non parlo. Chiedo scusa. Mi scusi. Travaglio. Dottor Sottolo, ma cosa fa? Un attimo. Travaglio. Che succede? Dov'è Travaglio? Maledetto. Questo no, Travaglio non c'è. È venuto l'altra puntata. Travaglio va nelle altre trasmissioni. L'altra settimana. No. Si è presentato. No, si è presentato. Però gli abbiamo chiesto il permesso. Sottolo, cosa fa? Travaglio, dove stai? Santoro. Ma non ho detto che stai alla 7, guarda che come ti ho creato, ti distruggo! Ma ci stiamo facendo il giro di tutte le emittenti locali. Ti rimando con il mio fede, con le meteorine! Attento, Santoro, siamo nello studio sbagliato! Deve fare allora, le promozioni, ma non lo vuole fare. Santoro, ci penso, ci posso pensare io, eh? Vedi che abbiamo ragione, ci vuole il gessetto. Lei, non ci si metta. Quasi pure lei. Invadono. Santoro, c'è il gessetto. Ci vuole il gessetto. C'è il gessetto, giustamente, giustamente, ci vuole il gessetto. Gad, qual è il nome, qual è il cognome? Gad, Lerner, qual è? C'ha il citofono appena, sul citofono c'è scritto. Santoro, cosa sta facendo? Domanda, non siamo nello studio del servizio pubblico, siamo alla 7. Non ha capito. Vabbè, ma siamo contenti. Lo vede, molto stanco, giriamo 15 studi ogni giorno. Sta guardi. Piangendo. Non no. La 15 televisioni private tutti i giorni. Che non cosa? Ce la fa più. Ce la faccio più. Tele Tuscolo, Tele Fantasy Gold. Ieri sera dovevo fare delle promozioni da la poltrona per i vecchi, quelli che si alzano. E vieni alla 7. Chiedo scusa, sempre molto disponibile. Aspetta. Ha detto vieni alla 7. Vieni alla 7 anche tu. Hai registrato, regista. Ma che vieni alla 7? Non può andare alla 7. Poi non è Beatrice, è la signora Guzzanti. Io sono Beatrice e purtroppo magari potessi... Berlusconi è andato via. Mi pare sì, non si sa, non si capisce. È andato via Berlusconi. Sì, è andato via. Torniamo alle 2. Ma che torniamo alle 2? Non si può. Chiamiamo un attimo. Chi chiamiamo? Chi c'è sta adesso? Lei. Io sto qua, cioè sono no, io, non c'ho lei, qualcosa. Lei. Lorenza, lei. Ma Lorenza, lei? Sì. Io al telefono. Che dia il telefono? Lorenza, io faccio un'imitazione. Riserviamo adesso. Chiedo scusa a tutti, che vuole fare? Squilla. Sì, che fa? Pronto, casa lei? Monti. C'è lei? Fa l'imitazione di Monti. Ah, buonasera, dottoressa, senta. Noi avevamo promesso che non avremmo interferito, ecco, nel CDA, nella formazione, ma c'è un giovane conduttore che in questo momento è su Tele Tuscolo. Sì. Ha molta esperienza, ha fatto molti anni di radio. Sta facendo l'imitazione. Andava a fanculo. E certo, cosa fa? Stato, tra l'altro. Stava. Come imitazione Monti, non è che fosse... Ma lui è bravissimo. Problema? Sabrina, ti chiedo ma... scusa. La stanchezza oggi. 15 televisioni, Tele Tuscolo, Rete Oro. Anzi, saluti le nostre emittenti, scusi. Salutiamo le nostre. Approfittiamo. Teletopo. Salutiamo assolutamente le nostre emittenti. Saluti Teletopo. Teletopo, grazie dell'aiuto che ci ha fatto. Telecannolo Sicilia, forza. Mi vergogno, certo. Telecannolo Sicilia. Davanti alla Guzzanti, ho fatto cosa adesso. Vabbè, Telecannolo Sicilia, salutiamo. Sì, salutiamo. Forza, Santoro. Coraggio, Santoro. Ieri sera ho fatto. Mi dispiace.
spiace vederti così, ma è bellissimo stare su internet, è un gesto rivoluzionario, è bello, hai fatto bene, sì. Dai coraggio a tutti, bravo. Scusi, dobbiamo scappare, dobbiamo andare a fare le imitazioni a telemarket. Che cosa? Le imitazioni a telemarket, l'orario. Che cosa? Le imitazioni? Ieri sera ho fatto la promozione della vasca del vecchio che esce lateralmente adesso. Oh, Gesù. Lo so, forza, forza, oh, Gesù. È roba brutta. La poltrona relax deve essere collegata bene alla presa di corrente. Regalata, cioè, il vecchietto l'abbiamo sfragnato contro il muro. Abbiamo ammazzato quattro vecchi. Vabbè, l'abbiamo aggiustata. Adesso possiamo, l'abbiamo aggiustata. Sì, dobbiamo andare, dobbiamo fare le imitazioni. Lui fa le imitazioni benissimo. Io non sapevo che facevi le imitazioni. Bertinotti, guardi qua, faccia Bertinotti. Ci va Bertinotti, lo so, le faccio vedere che è bravo. Cerchiamo di fare il ragionamento e poi facciamo il ragionamento, facciamo la facciamo sempre quelle cose. Però solo a mezzanotte fare quelle cose salsa al pisello. Di Pietro, faccia Di Pietro. Se tolgono Cicciobello Negro, noi scendiamo in piazza. Giustamente. Bonanni. Benissimo, questo per le TV private ha imparato a fare l'imitazione. Questa è una certa ora, vogliono una cosa, la donna nuda, le cose. Allora, sentiamo se è pronto il collegamento. Vabbè, pronto? Ecco, ruotolo, attenzione. Ruotolo. Santoro. Ruotolo. C'è un collegamento, ruotolo. Se no non parlo più. Bravo. Santoro, venga qua, la prego. Andiamo, dobbiamo andare. Torniamo. Ciao, Benicio. Deve andare. Andiamo. Te ne andate, è stato un piacere. Ci abbiamo il materasso, che c'è adesso? Abbiamo le prove con Drupi a televacche. Drupi non viene, ha chiamato il figlio Drupi, dice un po' della vista. Ci aspetta con l'orchestra. Non può venire Drupi. No, vabbè, fa niente. Mi dispiace. Arrivederci, ragazzi. Chiedo scusa. Grazie. Siamo sempre sentiti. Tornate. Tornate.